Non proprio appena iniziato. Sei già avanti. No, il lavoro più che altro non è infame di per sé, è doloroso. Ti do un cartone. Io potrei evitare, sì, ma amo soffrire. Letto infame. Si capisce. Letto infame. Vabbè, letto infame. Ti do un cartone. Sì, un altro pezzo. Finita! Credo di aver imparato a, come dire, a usare la colla a caldo, che prima mi scottavo sempre anche arte. E anche a piegare la carta stagnola. Molto, è stato molto costruttivo oggi. Oggi ho imparato a usare Note, che non ce la, cioè non ce la facevo proprio. Ho imparato a realizzare una storia e ho imparato anche a riassumere un testo. Ho imparato oggi, dunque, a usare meglio iMovie e a saper fare le domande per un'intervista. Mi è piaciuto saldare allora, i LED con i fili di metallo e io ho filmato un po' cosa facevano i miei compagni ed è stato divertente. Oggi ho imparato a saldare e anche a sfilare la... Sistema quella roba lì, la scatola della Switch. Quella torre ai fili. La guaina dai cavi e mi è divertito a giocare con lo stacco. Mi è piaciuto tantissimo fondere i fili per farlo poi funzionare. A me mi è piaciuto fondere, cioè saldare i fili e fondere lo stagno. Anche a me con i miei compagni è piaciuto fondere, cioè saldare insieme questi fili metallici con i LED e poi con lo stagno sciogliercelo sopra per tenerli più attaccati e poi infilare un pezzo di plastica, diciamo, per coprire la saldatura. Ho imparato a usare PowerPoint. Ho imparato a scrivere un articolo. Ho scritto un articolo sul lavoro della Lilla. Mi sono divertita perché la Chiara non sapeva usare PowerPoint, allora. Vai, Chiara. Io ho imparato a usare PowerPoint con 2 ore di esperienza. E dopo forse ci sono riuscita. Oggi abbiamo imparato, cioè penso di aver imparato a fotografare meglio e mi è piaciuto molto. Allora, oggi abbiamo imparato a... cioè stiamo ancora imparando a come rendere tipo il concetto dell'acqua però senza mai usare quella parola, tipo quando giochi a tabù scrivendo un testo. E abbiamo imparato ad esprimere più concetti, meglio, cioè a esprimere concetti. Oggi ho imparato a fotografare meglio e mi è piaciuto Mi è piaciuto che posso, cioè ho imparato che riesco a collaborare bene anche con persone con le quali non collaboro quasi mai. E molte volte, secondo me, se collabori con qualcuno con cui non hai collaborato è meglio perché riesci a fare cose nuove e molto belle, perché si hanno più idee. Di solito invece se lavori con chi già conosci sai già cosa vuole, quindi fai sempre tante idee. Allora, oggi ho imparato a usare meglio iMovie e meglio la GoPro. Oggi ho imparato a usare meglio gli iPad, GoPro e anche a determinate applicazioni sull'iPad. A usare meglio Tinkercad. Oggi ho imparato a lavorare un po' di più in gruppo con sono messo Tinkercad con che devo fare un lavoro con le astronavi per Ale e c'è Ludovico che cerca le modalità internet e ne prova un po' a ricopiarle e fa la storia. Oggi ho imparato a fare meglio delle cose tipo dei virus di superare. Sì, sono tipo delle, i virus sono tipo delle bombe, è tipo di prepararli meglio, di fare delle cose su Tinkercad meglio. Oggi ho imparato più o meno come tutti ad usare meglio Tinkercad
Sì, e poi ho anche un po' imparato ad usare meglio la stampante, perché ho imparato come si mettono le cose dentro le chiavette, cioè la chiavetta USB della stampante, e vabbè, un po' che anche dai degli errori si possono anche ricavare altre cose, tipo questo che era una fetta di, cioè una fetta di sole, adesso una fetta di pizza. Oggi ho aiutato la preparazione del cartellone con il sistema solare, con la colla a caldo e tutte le orbite da incollare sul cartellone.